ci stiamo preparando per la riapertura. Ecco, intanto lei, ci proviamo. Ecco, lei giorno 1 non ha aperto, vero? No. Impossibile riaprire con le condizioni che ha detto la Santarelli. Come fai a dire giorno 30 riapri, giorno 1 dovrei avere tutto pronto? Impossibile. Ora vediamo un attimino come finirà lunedì, se la gente esce, se non esce, sempre rispettando i parametri. Quindi sta preparando il suo locale, diciamo. Sì, diciamo che ci mettiamo a fare qualche lavoretto. Tutto qua, niente di... È positivo al... No, proprio no. Non vedo via riuscita. Infatti, secondo me, tanti commercianti sul Corso Garibaldi non riapriranno, perché gli affitti chi li paga? E gli affitti si devono pagare. 2 mesi d'affitti, c'è chi paga 3, c'è chi paga 4. E quelle quanto pagano? Non è giusto dire quanto pago io, però è sempre un affitto, no? Quindi è sotto già 2 affitti. E ci sono 2 affitti, non è che ti aiuta. Cioè, se tu vuoi prendere un bar fuori Reggio, l'imprenditore prende 600 euro. Sul corso prende 600 euro, qual è l'aiuto che ti dà? Lì magari l'affitto lo paga, qui che paghi? Impossibile. Ecco, vendere poco caffè non conviene neanche tenere aperto. No. Perché lei fa tra l'altro solo bevande, caffè e bevande. Caffè e bevande, ma non si esce. Già non si usciva prima, figuriamoci ora. Anche continuo. Il caffè lo dovrebbe portare fuori. Fuori doveva avere i tavolini, però non abbiamo i tempi.